Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody, got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street shit. Primo anno di eccellenza, una nuova esperienza calcistica che ha fatto confluire diverse esperienze dirigenziali, tecniche e atletiche in un unico sodalizio. 38 punti, settimo posto nel girone B del massimo torneo regionale e nell'immediato futuro piani e strategie da mettere sul tavolo. Il Catania San Pio X da un lato, reduce da una lunga esperienza in eccellenza, il Città di Mascalucia, militante in promozione, dall'altro. Ad essi si aggiungono un gruppo affiatato da anni che ha maturato esperienze di rilievo attorno al Vulcano. Il progetto parte proprio un anno fa ed è proprio da lì che andiamo a proiettare il film della stagione 2019-2020. Bianco, rosso, azzurri, colori sociali di una nuova realtà calcistica battezzata in comune a settembre dal sindaco di Mascalucia Enzo Magra e da esponenti dell'amministrazione comunale. In quattro ai vertici, settore presidenza, tocco la spina Cesarotti Spampinato per un'ampia dirigenza composta da Franceschini, Gaudioso, Di Mauro, Spina Fazio, Santoro, Leanza, Carace, Milazzo, Rosiglione, Petralia, Pittera, Di Stefano, Pellegrino e Consoli. Per la guida tecnica della prima squadra ci si affida a Gaspare Cacciola all'interno di un'area tecnica formata da Vadalà, Costa, Di Paola, Guerriero Franceschini, Marchese, Mannino e Pacini. Il mercato viaggia tra una scelta mirata di calciatori under e una mirata a gente di esperienza. Così Anastasio, Algiati, Lupica, Badie, Sgarlato, Samperi, Cucuzza, Camara, Florio, Di Pietro e Marchese. Questi ultimi due saluteranno a dicembre. Andranno a costituire la linea verde di un organico che vedrà i nastri di partenza nomi di spessore quali Romano, Scalia, D'Arrigo, Librizzi, Scarlata, Gallo, Ranno, Bonaccorsi, Randis, Belluso, Mascali, Marino e Lo Giudice. Questi ultimi tre saluteranno il gruppo a dicembre, mese in cui verranno ingaggiati Gabriele Cacciola, Di Maggio, Strano e Finocchiaro. Al fianco di questo profondo rinnovamento ecco un settore giovanile ambizioso, diretto da Giovanni Turrisi e che a marzo, prima dello stop forzato, raggiungerà praticamente gli obiettivi preposti. Playoff per Under 19 guidata da Rubino, 17 guidata da Di Prima e diretta da Grasso, 15 di Musumeci. Proposte anche le sperimentali Under 16 di Ivano Turrisi prima, Caruso poi e Under 14 di Impellizzeri. Scendendo di età, con la nascita di una nuova realtà societaria, la New Team Catania, alla direzione tecnica dell'attività di base viene ufficializzata una bandiera come Peppe Mascara, al suo fianco Cacciola e una dirigenza formata da Spina e Zuccaro. Compiuto il primo passo, quello degli organigrammi, parte la stagione e doppio confronto al primo turno di Coppa Italia con il Giarre. In gara 1, datato 1 settembre 2019, sul neutro di Calatabiano, Randis si fa ipnotizzare dal dischetto e il Mascalucia San Pio X incassa le reti dell'ex centravanti biancorosso Abate e poi di Giuffrida. Accorcia Mascali nel recupero per il 2-1 finale. Destini qualificazione rimandati al return match della domenica successiva. Locali maglia bianca autoritari e autori del vantaggio firmato da Carlo Anastasio, classe 2002, che sfoggia così questo biglietto da visita dopo l'esperienza a Siracusa. Nei 10 minuti finali succede di tutto e il Giarre, che va dal concreto, si ritrova al turno successivo del Memorial Provenzano grazie a Trovato e Abate, 2-1 gialloblu come all'andata. Gioca bene ma esce a mani vuote dal confronto della prima di campionato il Mascalucia San Pio, trafitto da un rigore di Cocuzza che consente al Paternò di vincere la sfida per 1-0. Dopo il pari a reti bianche di Milazzo e debacle nella seconda trasferta consecutiva, quella di Santa Croce Camerina, il momentaneo 1-1 di Lo Giudice in risposta all'Ibleo Battaglia non basta perché Iozia e Reinero nella ripresa firmano il successo avversario per 3-1. Poi si rompono gli indugi alla quarta di fronte all'Enna. All'autorete di Russo risponde Amore, ma Lo Giudice riporta avanti gli etnei e Randis, a inizio ripresa, confeziona il tris. Aca tiene in bilico i primi tre punti stagionali ed il 3-2 finale segnerà il primo sorriso in casa Mascalucia San Pio X. Alla sconfitta di misura di Pedara, nella quale l'ex Bonaccorsi fallisce il penalty del possibile 1-1, fa seguito un botta e risposta al cospetto del Palazzolo, avanti per primo con Diop. Belluso poi evita il KO. Altro pari, stavolta reti bianche, a Catania contro l'Atletico nella giornata successiva. Inizia a questo punto l'escalation.
e inizia con la tribuna riaperta al pubblico dello stadio Bonaiuto Somma dopo qualche mese di inagibilità. 2-1 sul Real Siracusa firmato Librizzi e Randis. Quarto riapre i giochi per gli ospiti, ma in maniera vana. Si sblocca Randis e ad Acicatena matura così un rotondo 0-3 con la sigla anche di Belluso. Mentre nel turno successivo lo stesso Belluso pone le basi per il successo ai danni del Gela. Un rigore di Randis vale il raddoppio mentre Scerra accorcia per il 2-1 finale. A Giarre poi un contestato rigore realizzato da Bate interrompe i 5 risultati utili del Mascalucia San Pio. Leotta centra il bis, Ranno riapre i giochi quando è ormai troppo tardi, il Giarre si impone per 2-1. Decisi a riscattarsi, i biancorossi stendono con un pocherissimo il Carlentini. Randis sul rigore e Lupica spianano la strada in avvio. Belluso a inizio ripresa, Bonaccorsi e ancora Randis nel finale arrotondano per il 5-0 definitivo. A Sant'Agata Militello poi, nonostante il KO per 3-0, giungeranno 3 punti inattesi grazie al tesseramento irregolare di uno degli autori del gol, Arena. Il forte vento e qualche danno all'impianto del Bonaiuto Somma, sabato 15 dicembre, fanno slittare di 4 giorni la sfida col Ragusa, battuto con una rete per tempo grazie a D'Arrigo e al nuovo innesto Finocchiaro. Il poker di successi e la nuova serie positiva si chiude al giro di boa con la bomba sganciata da Randis nella fortezza di Rosolini, la vera rivelazione del campionato. L'1-0 fa salire a quota 26 il Mascalucia San Pio X che cambia passo dopo il grigiore dei primi 2 mesi. Si riparte da Paternò dove Raimondi e La Piana fanno brillare la capolista vincente 2-0. Riposo alla seconda giornata di ritorno e poi 2 pari con la Santa Croce. Avanti 2 volte, prima con Floridia e poi con Di Rosa. Nel mezzo il pari di Bonaccorsi. Anastasio impatta a inizio ripresa. Il primo acuto del 2020 giunge da Enna dove Belluso, Randis e un gran gol di Di Maggio valgono lo 0-3 finale, mentre in casa matura un altro pareggio, stavolta con lo Sporting Petara, avanti per primo con Caruso a inizio ripresa. A rimediare poco dopo ci pensa Strano per il definitivo 1-1. Semaforo rosso a Palazzolo dove Terranova infligge un KO di misura, riscattato in maniera preventivata nel 9-0 sull'amatoriale Atletico Catania. Ne fa per l'occasione 6 Randis, 1 ciascuno, Badie, Belluso e Di Maggio. A Siracusa finisce 2-2 al termine di una partita contestata, nella quale Randis mette a segno altre 2 segnature. Saranno 17 i centri personali che gli varranno il titolo di vice capocannoniere dell'intero campionato di eccellenza. Reti che mandano avanti per primi gli etnei, frenati da uno sfortunato autogol di Scalia. Il nuovo vantaggio viene vanificato nel finale da una scellerata decisione arbitrale che consente al Real Siracusa di impattare con Melluzzo dagli 11 metri. A meno 5 dai playoff, il Mascalucia San Pio X dà il tutto per tutto in quella che sarà l'ultima gara ufficiale della stagione. E Bonaccorsi a pungere per primo sulla Cicatena. Gli ospiti pareggiano sull'unica incursione offensiva in un'ora di gara e lo fanno con Dama. Agostino Gallo con questa perla renderà giustizia all'extra time trascinando i suoi al 2-1, un gol che resterà scolpito nella memoria di questo campionato, l'ultimo gol prima del congelamento delle classifiche.